mi avete invitato oggi a leggere e proporre un testo che è appena uscito per Adelphi, un testo di lettere di Cristina Campo, dal quale leggerò qualche testo. Per chi già conosce Cristina Campo è un'occasione che non si può perdere, per chi conosce questa grande scrittrice del Novecento. E anche per chi non la conosce, evidentemente, perché è un modo per entrare e per avvicinarsi alla complessità della sua opera. La lettera è sempre un documento in qualche modo incandescente, perché la lettera è, come in questo caso, una finestra, una porta di accesso ad un mondo privatissimo, cioè è un testo scritto non destinato alla pubblicazione. Ma noi sappiamo, come dei grandi scrittori, che proprio nelle lettere noi ritroviamo quella dimensione spesso indecifrabile o di difficile lettura, che è il rapporto appunto fra la vita, tra la biografia e l'arte e la letteratura. Ma anche per un'altra ragione ho scelto questo libro, perché è un libro in gran parte dedicato, sono lettere dedicate a Gianfranco Draghi e ad altri amici del periodo fiorentino, in un momento molto particolare per questa scrittrice, quando lascia Firenze per Roma. E quindi è l'occasione anche per chi non lo conoscesse di avvicinarsi ad un autore forse altrettanto grande. Gianfranco Draghi. Come introduzione a questo libro, che ovviamente tocca la dimensione letteraria, tra due amici che si erano conosciuti molto giovani e che avevano poi anche progettato insieme una rivista che Draghi dirigeva, ed era la nostra grande del padre del liceo, dove sono apparse anche le prime cose. Ci sono altri nomi, altre letture che si scambiavano e che ritornano. E poi appunto però sotto questo, soprattutto nella distanza, perché loro cominciano a scriversi lettere già a Firenze, è un mondo per certi aspetti lontanissimo dal nostro, sono all'inizio degli anni 50, ma poi quando Cristina si trasferisce a Roma, allora lo spazio della separazione da quella città amatissima, forse anche dall'infanzia che quella città rappresentava per lei, ci mette in contatto con appunto il luogo più oscuro della scrittura, dell'esperienza poetica, del viatico, del cammino verso l'alto o l'altrove. Allora, come migliore introduzione a questo libro, che si intitola Il mio pensiero non mi lascia, è secondo me un testo, un vero testo che mi sarebbe piaciuto leggere integralmente, ma da cui estrapolo solo qualche frammento, e che riguarda il problema dell'attenzione. Dice Cristina Campo: la poesia è attenzione. Poesia è anch'essa attenzione, cioè lettura su molteplici piani della realtà intorno a noi, che è verità in figure. E il poeta che scioglie e ricompone quelle figure è anch'egli un mediatore tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e l'altro uomo, tra l'uomo e le regole segrete della natura. Dante, per esempio, da Cristina Campo, non è, per quanto scandaloso possa suonare, un poeta dell'immaginazione, ma dell'attenzione. Vedere anime torcersi nel fuoco e nell'olivo, ravvisare nell'orgoglio un manto di piombo, è una suprema forma di attenzione che lascia puri e incontaminati gli elementi dell'idea. L'arte d'oggi è una grandissima parte di immaginazione,
cioè contaminazione caotica di elementi e di piani. Tutto questo naturalmente si oppone alla giustizia, che infatti non interessa all'arte d'oggi. Sentite la densità e l'intensità di queste parole che vennero pubblicate per la prima volta da Draghi nella posta letteraria. Un altro passo a questo scritto. Soffrire per qualcosa e avergli accordato un'attenzione estrema. Così Omero soffre per i troiani, contempla la morte di Ettore. Così il maestro di spada giapponese non distingue tra la sua morte e quella dell'avversario. E avere accordato qualcosa, un'attenzione estrema, e avere accettato di soffrirla fino alla fine, e non soltanto di soffrirla, ma di soffrire per essa, di porsi come uno schermo tra essa e tutto quanto può minacciarla, in noi e altrove. E avere assunto sopra se stesse il peso di quelle oscure, incessanti minacce che sono la condizione stessa della gioia. Allora, il mio pensiero non vi lascio. Lettere a Gianfranco Draghi e ad altri amici del periodo fiorentino. Roma, 21 ottobre 1956 o 57. Carissimo, adonta di tutto non mi dimentichi, tra virgolette, era una frase da una lettera di Gianfranco Draghi che è andata perduta purtroppo come tutte le lettere di Draghi, perché alla morte di Cristina Campo la cassa che aveva lasciato piena di documenti, di scritti anche inediti e di moltissime lettere fu gettata via dagli eredi. Adonta di tutto non mi dimentichi. Perché mai dice questo? Proprio grazie al tutto e nel tutto, mi esprimo con le parole più improprie, io non potrei dimenticare nulla, ogni cosa che vive, vive all'ennesima potenza. Non credo alle esperienze che fanno impallidire tutto il resto, ma solo a quelli che rendono più reale il reale, cioè più chiaro la luce di ciò che abbiamo. La sorella, così bella, mi ha rallegrato profondamente. È come questa giornata di fine ottobre, a Grotta Rossa, una strada tra le colline dove vado ogni tanto. L'erba dei primi di novembre è un'erba primaverile, piena di margheritine e di ranuncoli, ma più forte e più alta. Ricordo di averla vista bene una mattina del 1943. Mi passavano sulla testa decine di fortezze volanti, sdraiata a pancia sotto un prato, pensavo. Che cosa vedo per l'ultima volta? E vidi l'erba verdissima di novembre, più rigogliosa di quella d'aprile. Ieri i colori del cielo così puri, le forre bianche, i campi romani indivisi dal sole, e sempre un poco simili a grandi anfiteatri. Tutto questo si intrecciava con la sua lettera in un'aria di primavera profonda. Tante cose da dire. Ma la poesia non mi serve in questi giorni, è muta, come un vaso che non versa una goccia. Lei dice, la sua rotta è serena. Sì, presso poco come quella di Colombo, ma la ringrazio di aver capito. E le parlo e l'ascolto molto spesso, lo sa. Stia bene, mio caro amico. Caro Gian, Roma giugno del 58, forse perché non sono datate, ma le date sono ricostruite quando è possibile dai timbri postali. Caro Gian, lei vede il suo figlio dalla finestra, un'immagine della vita, ma fuori c'è questa gente come insetti impazziti, c'è un mondo che sta morendo, buttato in secca. C'è un quotidiano che non è più decifrabile, se non nei simboli oscuri di San Giovanni. C'è la sua vita snervata, disperata, spesso francamente atterrita. Non ho che un desiderio,
silenzio e acqua. Ricordo una leggenda che mi dicevano da bambina, una storia delle Dolomiti, dove una donna soffriva di un male oscuro, come un senso della morte del mondo, e lo superava soltanto correndo all'acqua, tuffandoci dentro le mani. Per questo sogno il Decalerone di Deio, vicino alla cascata di Deio, la sorgente della ninfa sotto le querce di Deio. Ieri sera venne Luzzi per poche ore, mi mostrai i luoghi belli, era incantato, ma anche lui ha imparato a congedarsi dalla bellezza come se ogni incontro con lei fosse l'ultimo. Il giardino dei cavalieri di Malta, quello scenario da vita e sogno, era ancora perfetto ieri sera. Ma fino a quando? Un tempo ci insegnavano il poeta, colui che nomina le cose come per la prima volta. Ora è colui che le nomina per l'ultima. Scrivo a macchina queste cose perché mi fanno troppo male e le cose che scrivo a penna mi penetrano di più e non bisogna farsi distruggere finché è possibile. Vi penso sempre e vi amo. Scrivetemi dell'amica ungherese. Ho visto ieri la ridicola antologia di Quasimodo. Non c'è niente di puro, poco più che qualche verso stupendo di Alda Merini. Dov'è finita la piccola fornaia? Vorrei sparire come lei in una nuvola di farina. Mille e mille auguri per Gian, questa volta appena. Il riferimento a Quasimodo era un'antologia curata da Quasimodo della poesia italiana del dopoguerra. Roma, 20 settembre 58. Caro Gian, la sua lettera d'oggi, 20 settembre, è una di quelle che io porto con me per un periodo di tempo come un prezioso scarabeo, un amuleto. Poi ne viene un'altra, ed è un nuovo scarabeo, dei simboli differenti, eppure simili, sottilmente variati. Perché lei conosce, e sempre sottilmente, il disegno del tempo, e trova la parola magica da incidervi per onorarlo e propiziarlo insieme. Io non posso, e non so dirle altro, sono contenta che questo foglio sia così piccolo e non consenta discorsi ma solo segni, cenni brevi e profondi, come ricorrono solo tra coloro che hanno lo stesso rituale. A casa sua fu una festa silenziosa. Io sembravo gioiosa, e lo ero, ma soprattutto ero accolta. Lei usciva come me da una lunga notte e si celebravano due misteri così diversi e da fine. Mi auguri tavolo di bronzo, ma con parole soavi. La nave è in pieno oceano, silenziosa come Cristina. Ottobre. Mio caro amico, la sua lettera di ottobre è così piena di tonfi, di sordi e di crolli, di abbandono e di cangiamento, come lei dice, mi fa pensare a tutto quello che non ho. Dicono che l'arte, la musica, abbiano questo compito, colmarci delle nostre privazioni. In questi giorni non c'è lei a darmi questo sentimento. Non c'è che lei a darmi questo sentimento, è un altro a cui lei somiglia quando guarda le cose. Williams Carlos Williams, un vecchio medico, un gran poeta. This is the sadness of the sea, waves like walls all broken, the sadness of lifting and falling mood, walls all broken. Parole del tutto rotte, così le mie. La radio trasmette, sono le 7 di sera, la cerimonia ebraica del Kippur. Inizio dell'anno 5718, una musica tutta crolli, anch'essa, come l'ottobre. E
io mi chiedo perché non sono andata al Tempio, dove in questi pomeriggi scuri le ragazze ebree hanno enormi occhi azzurri di animali storditi. E il capocoro intona quei versetti lacerati con una voce così penetrante, voce circoncisa, pensavo io, dietro le sbarre del matroneo. Ora, nel silenzio, sono la voce dello shofar, una buccina di legno, che spande nel tempio il suo gremito gento animale. Un grido di cammello mezzo morto di sete, uguale, ripetuto, favoloso come gli appelli della seconda luna. Che altro dirne? Tutto di questo tempo mi sembra un masso contro l'uscita di una caverna. Io sto nella caverna e spingo, ma il blocco non si sposta. Una condizione che ritorna spesso nei miei sogni. Ricordo forse della mia nascita difficile e che sembra ripetersi nella mia vita, forse è mia la colpa che di questo insaziabile desiderio di movimento, di un ritmo più serrato di quanto sia possibile, un desiderio che la vita dovrebbe ormai aver saziato da un pezzo. Non so come ringraziarla per quello che mi racconta, per questi giorni regalati uno per uno, come foglie nei bei colori. Abbracci i miei figli spirituali e il suo piccolo dio greco dai corti cinesi. Vittoria, perché il vero nome di Cristina Campo è Vittoria Bellini. Anche Roma è tutta un crollo di rampicanti, di nudi, di nubi gonfie che si sciolgono in pozze. Io imparo la memoria le ricordanze dopo 20 anni. Ogni giorno sereno, ogni fiorita piaggia che io vivo, ogni godere che io sento, dico, Nerina. Finisco con un'ultima lettera, sempre dell'ottobre del 58. Ma altre ce ne sarebbero. Mio caro amico, le sue parole dell'altra sera, che cosa si può fare per Cristina? È una poesia d'autunno, fresca e nuova. Era Draghi che gli chiedeva di scrivere una poesia e di mandargliela da pubblicare per la posta letteraria. Le sue parole dell'altra sera, che cosa si può fare per Cristina? È una poesia d'autunno, fresca e nuova, e tutte le altre sono ottobre, i suoi stupendi disastri, si sono mescolate dentro di me durante il sonno, fino a destarmi in uno stato di estrema eccitazione. Ho preso al buio un quaderno e ho scritto 3 pagine, poi sono ripiombata nel sonno, tormentoso e rotto. E al mattino non ricordavo più niente. Ora ho riaperto il quaderno e ho trovato 3 poesie. Ovvero lo stato prenatale di 3 poesie, che un giorno forse potranno essere scritte. Una sola ha già una pervenza di forma, e amando com'è, perché ne appartiene. Ma è la seconda che vorrei dare alla posta, cioè alla posta letteraria, quella che comincia una lettera d'ottobre e una musica. Vedrai in questa e poi nelle altre molti ricordi delle nostre ultime letture, l'incubo e il miracolo della luna rossa che per me resta legato al suono dello shofar della sinfonia del 5 ottobre quando le scrissi. Non mostri a nessuno questi versi, per favore. Così come sono, ne avrei una terribile vergogna. Un abbraccio affettuosissimo a voi, cari amici. Cristina. Piero Draghi, scrittore e poeta, che lui vivente, come Gianfranco Draghi, Piero è un altro confidente, corrispondente con Cristina Campo. Piero mi ha scritto una lettera di Napoli. A volte dico,
ma esistono questi drammi, ma sono molto preoccupata per lui. La sua scrittura mi ha fatto paura. A Gianfranco è della poesia che gli ha dedicato. Crolli, crolli d'ottobre, un tempo, dicevamo, metamorfosi. Ora brucia la bocca, questa morte di nuvole nell'acqua, d'acqua nei frutti, nelle foglie. La nostra terra non riconosce più il cielo. Irrompe una luna folle sui millenni che tremano, salutata da un gento monotono da lunare che piega i ginocchi. Appena conoscevamo questa terra, solo i miei alberi sostengono una grazia, la rintracciano nella nebbia di porpora, tessono in fondiale pioggia un atterrito respiro di fanciulla. Grazie.